Ragazze, da quanto tempo? Eh sì, sono totalmente sparita, dissolta nel nulla. Sono ritornata, finalmente, un po' un cambio di look, capelli un po' più scuri, sempre più bianca di prima nonostante c'è un sole, un caldo pazzesco, ma va bene così. Allora, oggi, come avete potuto leggere dal titolo, sono qui per fare il video dei preferiti. Allora, prima di iniziare il video ci tenevo a dirvi che mi siete mancate tantissimo, mi è mancato tantissimo fare video in cui parlo con voi, quindi vi prometto che adesso devo mettermi d'impegno e riuscire a fare più video, perché avevo iniziato la programmazione, poi tra lavoro e altri problemi, altre cose, non sono riuscita appunto a starci dietro, però spero adesso davvero di cuore di riuscire a riprendere il tutto. Questo video in collaborazione con Chiara del canale Chiore83, che sicuramente conoscerete in tantissime. Io la seguo moltissimo perché lei è proprio specializzata nelle review, quindi è molto piacevole da ascoltare, e io la seguo spesso anche perché mi fa tantissima compagnia e poi perché comunque le sue review sono sempre molto dettagliate, fatte davvero benissimo, quindi ve la consiglio soprattutto se volete delle guide su come acquistare dei prodotti e quali sono appunto i prodotti più validi. Io mando un bacio grossissimo a Chiara e non vedo l'ora di vedere il suo video. Ovviamente vi lascio il link del suo video giù nell'info box. Partiamo quindi con questi prodotti preferiti. Allora, ultimamente lavorando tantissimo non ho provato tanti prodotti in questi mesi, mi sono diciamo focalizzata sui soliti prodotti che usavo quotidianamente, che già sapete, che avete visto già in tutti gli altri miei video e che diciamo non sono cambiati, solo che ultimamente sto provando, nell'ultimo mese ho provato delle nuove uscite, dei nuovi prodottini, quindi vi farò vedere quelle che sono poi i prodotti che mi hanno più colpito. E per quanto riguarda invece i prodotti terminati, i prodotti flop, purtroppo per lo stesso motivo che vi ho spiegato precedentemente, non ho dei prodotti flop perché ne ho provati pochi, ma che fortunatamente mi sono piaciuti, quindi per quella categoria non ho nulla da dirvi per il momento, però ci sarà qualcosa da dirvi nei prossimi mesi, perché sicuramente ci sarà qualcosa che non mi piacerà. I primi due prodottini che vi voglio mostrare sono questi due mascara, il Better Than Sex e la Treasure Curl di Sephora. Sono dei mascara che utilizzo insieme perché se mi seguite da un po', ma per chi non mi segue da tanto tempo, io amo le ciglia molto piene, quasi non grumose ma quasi, quindi mi piace un po' quell'effetto lì, e devo dire che questi due mascara insieme, allora quel mascara è un problema, non è un problema, cioè è un pregio, che il packaging è molto pesante, però in questo caso mi è letteralmente scivolato dalle mani. Vabbè, l'avete già visto, quindi dicevo che amo questi due mascara perché utilizzati insieme appunto mi danno un effetto molto pieno, molto voluminoso, molto fitto, ecco, mi rinfoltisce tantissimo le ciglia, e io utilizzo prima il Better Than Sex e successivamente vado ad applicare quello di Sephora, perché va proprio a dividere tutte le ciglia proprio grazie a questo scovolino molto piccolo in silicone, che fa benissimo questo lavoro e lo adoro tantissimo per le ciglia inferiori, davvero un effetto wow, mi piace un sacco. Rimaniamo sempre nell'ambito occhi, e un eyeliner che davvero mi fa impazzire, che indosso anche in questo momento, è questo eyeliner di The Balm, davvero un prodotto mostruoso, cioè un nero pazzesco, scrive benissimo, si fissa subito, quindi non avete il problema che poi si trasferisce sulla palpebra quando chiudete l'occhio. Davvero lo sto utilizzando ogni giorno e penso che della confezione potete notarlo, perché praticamente io i prodotti che utilizzo ogni giorno li distruggo, cioè anche qui è andata via tutta la scritta, non mi dispiace perché a me piace tanto avere i prodotti, i packaging tutti perfetti, però li distruggo. Quindi, come tornando all'eyeliner, mi piace tantissimo, è il classico eyeliner liquido con la puntina in feltro, in questo modo molto lunga, però mi piace davvero molto, ha un tratto pieno, un nero deciso, potete fare appunto queste linee molto molto precise perché lo scovolino, diciamo la puntina, è molto precisa e dura tantissimo fino a quando non vi struccate. Io solitamente adesso mi intrucco intorno alle 8:30, alle 9 del mattino, e alla sera ce l'ho ancora lì perfetto e non si muove. Ovviamente vi ricordo sempre che tutti i prodotti che uso nei tutorial e che poi utilizzo poi nella mia giornata, diciamo nella mia quotidianità, li utilizzo tutti con il primer, quindi la mia esperienza, che comunque vi comunico,
unico è sempre dovuta come base, come posso dirvi, all'utilizzo del primer come base, quindi tenete sempre presente di questa cosa qua. Per quanto riguarda invece le sopracciglia, sto adorando questa matita della Lacoste. Lacoste è una marca, un'azienda low cost, quindi trovate i prodotti davvero a pochissimo prezzo, e questa matita io la sto utilizzando tantissimo, indosso anche questa in questo momento e mi piace tantissimo perché è morbida ma al punto giusto, il colore piace anche questo per come ho adesso i capelli. Ha anche questo scovolino sul tappo come le classiche matite. Con questo caldo non si è sciolta, è rimasta al suo posto, quindi assolutamente promossissima. Per quanto riguarda la base, ripartiamo dalla base. Un prodottino che conoscevo da tantissimo tempo perché è uscito da un sacco di tempo, ma che ho avuto modo di provare adesso, perché quando uscì tempo fa l'avevo provato in profumeria da Sephora e mi era piaciuto un sacco. Adesso ho avuto modo di provarlo e sto parlando del The Professional Primer nel formato crema, perché è uscito anche adesso in formato stick, che è una roba, ragazzi, questo primer è fantastico, io lo adoro tantissimo, mi piace troppo. Ovviamente non è un prodotto da utilizzare tutti i giorni, questo lo sappiamo benissimo, però nelle occasioni speciali e anche il sabato sera, diciamo che me lo concedo sempre, lo adoro. È fantastico e penso che per me al momento è il miglior primer viso di quelli che ho provato. Ovviamente, per quanto riguarda invece il fondotinta, ho avuto modo, grazie a un piccolo progetto che abbiamo fatto con Urban Decay, della quale vi lascio magari il link giù nell'info box o qui, ora non ricordo, troverete la scheda, una scheda in cui potete vedere il video di cui sto parlando. E appunto questo progetto in cui abbiamo realizzato insieme a Loretta questo video swatch dei nuovi Revolution Lip Glosses della Urban Decay, ho avuto modo di provare un po' di prodottini Urban e mi sono innamorata, e anzi sono rimasta abbastanza colpita, perché solitamente non amo questa tipologia di prodotto, e sto parlando del Naked Skin Ultra Definition Power Foundation. E questo appunto, fatto in questo modo qua, che sicuramente avete visto in tantissimi video, sono rimasta colpita perché non mi sono mai, ma dico mai, piaciuti i fondotinta in polvere. Ho una pelle mista, ma ultimamente devo dire che sta un po' cambiando, non so se sarà la stagione estiva e tutto quanto, comunque è molto cambiata, e io per la mia tipologia di pelle non ho mai preferito utilizzare questi fondotinta in polvere perché non mi piacevano come effetto, ma questo qui è quello che indosso in questo momento, è una roba mostruosa, mi piace tantissimo perché è quasi come se non... come posso dirvi, quasi come non avere nulla sulla pelle. Quella è la cosa che davvero mi fa impazzire, sono rimasta troppo scioccata da questo fondotinta. E tra l'altro la colorazione, ragazzi, è uguale alla mia pelle. Io, ragazzi, ogni volta il problema è che sembro una hawaiana ogni volta che provo i fondotinta, perché davvero è difficile trovare un fondotinta per noi ragazze super chiare, è davvero difficile. E devo dire che sono rimasta colpita da questo, che la colorazione Fair Natural, se lo volete portare in borsetta e non volete appunto rovinare la confezione, c'è questo bellissimo sacchettino qua, e trovo che davvero queste piccole chicche diano un tocco in più a un prodotto. Prima di conoscere questo fondotinta Urban Decay, ovviamente utilizzavo la BB Cream che vi ho fatto vedere nel mio precedente video, che in realtà è questa qui, che ogni tanto utilizzo, me la andavo a fissare con questa cipria Puro Bio. È una cipria compatta, opacizzante, di questo colore qui, anche questa è impalpabile, non si vede, perfetta. Ovviamente è composta da ingredienti naturali e devo dire che mi durava tutto il giorno, non mi faceva lucidare, nonostante comunque ho la zona T abbastanza oleosa, per tutto il giorno ha fatto il suo lavoro. Dura 12 mesi, c'è 9 grammi di prodotto, e la mia colorazione è la numero 01. Questa ve la consiglio soprattutto se diciamo amate truccarvi con dei prodotti bio, l'ho trovata assolutamente molto valida. Avevo terminato il mio amato prolonger di MAC, che ho preventivamente, ce la puoi fare, comprato quando sono stata su a Milano. Ho ricomprato la mia amata colorazione NC15. Niente da dire su questo prodotto perché ne avrete le balls piene, però è assolutamente un correttore buonissimo, ma io lo utilizzo soprattutto per illuminare. Cioè, è molto coprente, ma per me
che sono super fissata, che vedo le occhiaie anche dove non c'è nessuna occhiaia, non è proprio il mio top, però per illuminare la zona, o se avete delle occhiaie normalissime e non siete fissate come me, è un prodotto molto valido. Costa un po', però devo dire che alla fine dura un sacco. Piccola pecca di questo packaging, ma che poi diciamo imparate ad usare con il tempo, è questa pompettina qui, perché se la premete tutta esce un sacco di prodotto che praticamente è troppo per una sola applicazione, quindi vi consiglio di andarlo a premere molto delicatamente. E passiamo finalmente alle labbra. Allora, come primo prodottino volevo farvi vedere un rossetto MAC che finalmente sono riuscita ad acquistare, e sto parlando del Flat and Fabulous, un retro matte che anche questo visto, rivisto, strarivisto e conoscerete in tantissimi, ma questo fucsia bellissimo raga, bellissimo, troppo bello, super matte, si fissa, non si muove, ma potete mangiare, bere, parlare, ridere, fare qualsiasi cosa, anche camminare con le labbra, non va via, buonissimo. Costa, perché costa, i rossetti MAC ovviamente sapete il prezzo si gira intorno ai 20 euro, però ne vale la pena ragazzi, ne vale la pena, colorazione stupenda e qualità e durata pazzesche, quindi non aggiungo altro perché conoscerete benissimo il rossetto. Altra tipologia di prodotto di cui devo per forza parlarvi perché me ne sono follemente innamorata, e sto parlando dei nuovi testi lip della Mula Cosmetics. Inizio col dire che amo tutte le colorazioni tranne due o tre che diciamo sono meno portabili, ma comunque è da apprezzare davvero tantissimo la creatività, l'audacia che molte case cosmetiche non hanno. Ma in particolare vi faccio vedere anche le colorazioni, ma la colorazione è Puff Rose, è una colorazione bellissima, ve la faccio vedere, io l'adoro, è bellissimo, eccola qui, troppo bella, ed è un rosa davvero bellissimo che si adatta a tutte le carnagioni, stupendo. E le altre colorazioni che adoro tantissimo e senza dire ombra di dubbio, Vicky, davvero molto bella, e Sherry, che è fantastica. Mi piace anche tantissimo Waffle, davvero molto bello, è un nude molto caldo, bellissimo. Ci tengo a farvi una piccola comparazione perché ho letto molti commenti in cui le ragazze chiedevano sia di Punch che è un altro, vabbè direte è un altro, alla fine ti piacciono tutti, sì mi piacciono tutti, ed è questo aranciato fluo bellissimo. Appunto, come vi dicevo, ho letto molti commenti di alcune ragazze che chiedevano la comparazione tra Waffle e Mu e Punch e Sorbet. Io l'ho fatta qui sulle mani. Allora, qui abbiamo Mu. Come potete vedere, rispetto a Waffle è molto più chiaro e la tonalità è assolutamente e completamente diversa. Mentre qui abbiamo Sorbet e qui abbiamo Punch, è un arancione totalmente diverso, è molto più acceso, molto più fluo, quindi assolutamente se possedete Sorbet e Mu, Punch e Waffle sono dei colori che si distinguono tantissimo, sono molto più intensi. Altro su questi fantastici rossetti, perché come Wacky Lipstick io li sto usando giornalmente perché ho un affetto verso questi rossetti, ma allo stesso tempo hanno una qualità pazzesca, io li trovo un pelino superiori anche a quelli di MAC. Fatemi sapere con un commentino quali sono i vostri prodotti preferiti e io spero che vi sia stata un poco d'aiuto e che vi abbia spiegato nella maniera più chiara possibile quello che penso su questi prodotti, e ci rivediamo con un nuovo video, spero prestissimo. Ciao! Dave, Revolution Lip Glosses. Are you ready?